Fivo Giacobbe. Tra i relazionali abbiamo, come abbiamo già detto, Leone di Tavora, che era il fedele protettore di Fra Diavolo, nativo di Lauro, c'era il sacerdote Capizzi, c'era il calzolaio Salzillo, c'era Antonio Marca, lo stesso governatore Giulio Beatrice era uno che propendeva chiaramente per la monarchia. Ma sono due i personaggi di spessore, l'abbiamo già detto prima, uno abbiamo nominato, è l'abate Mattia De Paolo, e l'altro è il vescovo, Monsignor Pietro De Felice. Mattia De Paolo è un sacerdote che è stato parroco di Cento per 25 anni, ma era anche un figlio letterato, era un teologo, era un seguace soprattutto delle teorie di Sant'Alfonso Maria dei Rigoni, era membro di varie, era un uomo di elevatissima cultura, era membro di tante accademie letterarie, faceva parte anche dell'Arcadia Reale di Napoli, con il nome di Ippolito Pritadeo, quindi era uno che maneggiava benissimo il latino, il greco, i classici. Non a caso era anche docente di eloquenza e di lingua greca nel seminario vescovile qui a Sassi. L'abbiamo già detto, soprattutto l'amico lo strenuo sostenitore della legittimità della monarchia borbonica ed un feroce oppositore dei Giacobini nel 1799, ma anche dei Napoleonici nel 1806, quindi durante il decennio francese. Cennole, grazie anche al suo incitamento, grazie anche ai suoi profani, era diventata la tomba dei Giacobini. C'era un posto, io ho trovato questo nelle fonti, chiamato La Piscana, non so se esiste ancora oggi o se si chiama ancora oggi, dove i Giacobini venivano ammazzati ripetutamente. E gli abitanti di Cennole, riferendosi proprio a questa mattanza giacobina, dice: tanto noi andiamo alla Piscana, andiamo a caccia di cinghiali in località alla Piscana, per dire un po' la situazione dell'epoca, che non era assolutamente in Italia. Un altro posto, un altro caso, dove i francesi non se la passarono certamente bene, era Castelforte, tanto nelle cronache, che nelle cronache di Chierbone, le cronache di Codanini, si lamentano i francesi di essere attaccati continuamente da quelli che chiamano i piedi pelosi. Perché chiamano i piedi pelosi? Perché gli abitanti di Castelforte erano soliti andare, calzare delle scarpe fatte con pelli di capo. Quindi li chiamavano i Castelfortesi, li erano chiamati piedi per questo. L'abate De Paoli viene arrestato nel 1807 con l'accusa gravissima di reazionario, di essere un reazionario ed eccitatore della controrivoluzione. Quindi arrestato, viene mandato in esilio a Montefiascone vicino a Viterbo. L'esilio durerà 3 anni, dopodiché riceve la grazia, ritorna alla parrocchia sua di Cennole e qui muore nel 1803. Un altro reazionario è il Monsignor Pietro De Felice, che è vescovo di Sessa Lunga nel 1796, uomo di irreprensibili costumi, e anche lui all'avvicinarsi dei francesi si mette a girare per tutta la sua diocesi e nel tentativo di convincere i suoi amministrati, diciamo così, a prendere le difese della monarchia borbonica. Ed è così zelante in questa sua opera di persuasione che addirittura costringe tutti i suoi amministrati a fare una sorta di giuramento, cioè ovvero sia a giurare di fedeltà eterna e perpetua alla monarchia borbonica. Fu anche lui, c'è anche il suo zampino della famosa rivolta insurrezionale del 6 gennaio, che culminò con l'eccidio di Cascate. Attenzione, a mio avviso, e non solo mio, quella di Cascate del 6 gennaio 1799 è la prima insurrezione anti-giacobina in terra di Napoli, non in alta del mondo, in terra di Napoli, è il primo episodio in cui le popolazioni locali si ribellano contro i giacobini. Ristabilito il governo di Ferdinando, Monsignor De Felice, nel 1799, anche questo è molto interessante, perché dà alle stampe un libro veramente molto importante, che è il Catechismo Reale. Che cos'è il Catechismo Reale? È un opuscolo. Sì, io lo ce l'ho anche a casa, tra altre cose edito da Conto Corretto Edizioni con già da qualche anno, e credo anche qualcosa abbia fatto Caramani da quindi in turno, anche sulla base dei mali. È un opuscolo praticamente anti-giansenista, in cui lui che cosa fa? Prende le distanze da un opuscolo che è del Catechismo Repubblicato, che era stato pubblicato qualche tempo prima dal vescovo di Vico Equense, che a sua differenza era un Filo Giacobbe.
nel 1807 anche quel signore De Felici viene arrestato con la stessa accusa dell'abate De Mauri e viene mandato in esilio ad Assisi. Prima addirittura cercano un po' di mercanteggiare con questo vescovo, gli dicono: guarda, se tu ci dai le mie piastre, noi ti liberiamo e quindi non ti processiamo. Effettivamente non sarà mai processato, è né lui dell'abate De Mauri, però inviato all'esilio. E all'esilio di Assisi, guarda caso, ritrovo altri tre vescovi che erano anche loro antigiacobini, il vescovo di Policastro, di Comici, ma soprattutto quello che a noi interessa particolarmente, il vescovo Colaiani di Sola e il vescovo De Bellis di Aquino, che già avevano subito le stesse disavventure nel 1790. A quanto è dato sapere, ma questo è ancora da approfondire, riesce a ritornare alla sua diocesi soltanto dopo aver giurato fedeltà al nuovo governo. In questo caso era il governo di Giorgio Moro, ma questo è ancora tutto da vedere. E qui rimase fino alla morte che lo conse nel 1809. Abbiamo già detto però che a Sessa c'erano anche parenti giacobini, il filo giacobino, abbiamo già detto tutti, il barone Vincenzo De Luca che presiedeva quella commissione che giudicò il reazionario del 6-7 gennaio, i fratelli Girolamo e Giuseppe Struffo, uno di quelli che era andato a parlamentare, Francesco Funicelli o Funicello, a seconda di come viene trascritto, che è il capo di battaglione della Guardia Civica. Poi c'è Gaetano Colacicco che è figura dell'elenco degli eccettuati dall'indulto del re Ferdinando del 23 aprile. Il re Ferdinando aveva emesso parecchi indulti, però Colacicco era uno di quelli eccettuali, cioè non rientrava in questo indulto. Poi c'era Tommaso Guerreggia, che era capo della Guardia Civica di Carato, c'era il canonico Creta, c'era Francesco Novellino, che abbiamo già visto prima, la presidente della municipalità assessata, c'era Antonio Micillo, Pasquale Vacca, Giacinto Sacco, Saverio Cozza, Antonio De Bellillo e Vincenzo Sorgente, che erano tutti implicati nella municipalità repubblicana, c'era Muzio Cornelio, che era il comandante della Guardia Civica. Nelle carte d'archivio di Napoli, tra i repubblicani sessanti, figurano anche altri personaggi, sulla cui però appartenenza a Sessa io ho qualche dubbio. Salvatore Laubert, secondo me è sbagliato perché è Laubert e quindi dovrebbe essere di Teano. Poi c'è Paolo Corona, che questo è certo, non è di Sessa ma è di Sola. Poi ci sono altri due invece che appartengono a Sessa, e sono Camillo Aprile e Daniello Silvestro. Quest'ultimo era un colono che aveva in affitto alcuni poteri di Tommaso Guerreggia, che era il capo civico di Carato. Vi dicevo prima del caso curioso, la mica poi tanto, a pensarci bene, di Saverio Cox, che era un esponente giacobino della municipalità repubblicana. Ebbene, all'arco di pochi mesi questo fa il salto della palla, perché se prima era un municipalista e quindi era un giacobino, dopo lo troviamo tra quelli incaricati dalla Corte Regia di gestire le terre che erano state sequestrate a questo giacobino a Piero Silvestro, quindi aveva fatto questo il salto. Su questi eventi che si svolgono a Sessa, la Chio di Stabilità, già l'ho detto, contiene una marea di carte e che non tutte sono state studiate ed analizzate, essendo veramente un quantitativo notevole. Quindi andrebbero studiate ancora meglio, andrebbero analizzate, andrebbero confrontate ancora meglio. Così come non possono essere trascurati i libri corpuoli delle varie chiese, che sono veramente pregni di notizie interessanti e il più delle volte inedite. Prima di concludere questo mio breve intervento, voglio ricordare proprio in questa sede un amico che è scomparso ormai da qualche tempo, che sicuramente conoscerete, il professor Aldo Di Biasi. Il professor Aldo Di Biasi che è di 15 anni, quindi San Cosme, Santo Cosme e Damiano. Era docente orientale di Napoli, con il quale io ho avuto una lunga e proficua frequentazione culturale, anche relativamente ai fatti del 1700. Io ho avuto il piacere, anche se non ho collaborato con il professor Di Biasi, quando nel 1999, a 200 anni esatti da quei fatti, 1799, lui organizzò a
Foglia, una mostra iconografica di libri e di stampo proprio su questi eventi. A Dino Vero l'altro in piazza non la pensava proprio allo stesso modo, lui aveva delle idee un po' diverse alle mie, però io di lui ricordo soprattutto la grande onestà professionale, intellettuale, il suo impareggiabile rigore scientifico con il quale analizzava. Che dire di più? Questo è un libro, questo che presentiamo, in due minuti consentitemi, ma questo che presentiamo oggi è un libro, come si vuol dire, provvedente. Ci sono raccontati, si parla per esempio di Leone di Toro, per dire, però è un libro che chi vuole studiare e approfondire le vicende del 1699 deve leggere. Deve leggere perché è sicuramente un libro di parte. Pedro Masipa era uno di quei sei, di quelle sei persone che hanno accompagnato il cardinale Ruffo dalla Sicilia fino alla fine, quindi dall'inizio alla fine. Sicuramente è un cronista di parte, lui faceva parte della squadra della monarchia borbonica, però è onesto intellettualmente, perché lui riferisce sia le cose positive sia le cose negative di quella spesa. Poi non si vedono, diceva Claudio, il 13 di giugno, data della cui cambiato Ruffo che è trattato, ma va anche oltre, quindi in certo modo analizza un po' anche l'insorgenza sia nella nostra zona, sia in termini di lavoro, che negli Abruzzi, mettendo in risalto i nomi dei vari capipoli, di Frantiaolo, di Tora, ma anche Salomone, Proglio, Sciamboloni, insomma, ecco, tutti questi capi di insorgenza. È un libro, ripeto, che chi vuole studiare il 1799 deve assolutamente leggere e deve assolutamente conoscere. Un'ultima cosa, io riprendo un po' quello che l'invito che vi faccio, che vi ha fatto Claudio Santarelli. La storia del 1799 a Sesse Dintorni è veramente, io penso, ancora in gran parte la storia. Perché questi, queste tracce che io ai tempi della collaborazione con l'altro di Piazza, di Uberaio, in cui stavo di Napoli, stiamo parlando ormai del 1999, sono passati degli anni, quindi. Sicuramente ricordo di aver lasciato faldoni, faldoni e faldoni qua inesplorati, carte, dispacci, relazioni. C'è per esempio un faldone, ricordavo proprio oggi, c'è il faldone delle relazioni di Giulio Beatrice, che era il governatore di Sessa, di cui noi abbiamo rimediato forse due o tre, ma ci saranno centinaia. Quindi immaginate un po' quanto voluminosa deve essere ancora il materiale cartaceo che riguarda Sessa. Ecco, io veramente faccio un appello e concludo, e vi ringrazio della pazienza di aver avuto ad ascoltare. Se c'è qualche giovane di buona volontà, o qualche meno giovane di buona volontà, che voglia veramente mettere mano a quelle carte, io sono io e la nostra associazione, con Claudio Santarelli, siamo veramente orgogliosi di poterci onorare, di poterci mettere a disposizione, perché la storia, caro Presidente, sentivo quello che dicevi prima, e quando ho appuntato sul pezzo di carta, anche perché si stava dimenticando, non è che di serie A o di serie B. La storia è quella che si fa con le carte, si fa con i documenti. Poi ognuno di noi può avere la sua propensione, può avere la sua idea. Io posso essere di forza del Milan, tu del Napoli, lui della Juve, e viceversa, forse è meglio perché sono Sarrati. Perché sono Sarrati. Però ecco, l'ultima cosa dobbiamo convenire tutti qua, che la storia si costruisce e si fa con i documenti. E siccome nell'archivio di Stato di Napoli, ma anche negli altri archivi di ogni ordine e grado, e anche nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, o nei libri mortuori di cui parlavo prima, la storia è ancora tutta da scoprire. Io credo che ci siano delle persone, che se ci siano delle persone di buona volontà, che vogliono, e certo è un compito impegnativo, però se ci sono delle persone di buona volontà che vogliono approfondire le vicende relative alla propria terra, non hanno altro che chiamarci, che noi ci metteremo a disposizione, e per quel che possiamo fare saremo sempre lieti. Vi ringrazio per la cortesia.